Federica Pascucci, ricercatrice presso il Dipartimento di Ingegneria di Roma 3, dove insegno Cyber Physical Systems. Giulia Bordi, professore presso il Dipartimento di Studi Umanistici di Roma 3, dove insegno storia dell'arte medievale. Studi hai fatto? Ho fatto il liceo classico, poi mi sono laureata a Roma 3 in ingegneria informatica con indirizzo di robotica automazione. E poi ho completato i miei studi con il dottorato in ingegneria dei sistemi alla Sapienza. All'epoca le scuole dottorali a Roma 3 non erano ancora attive. Ho frequentato il liceo classico a Roma e poi mi sono laureata in conservazione dei beni culturali all'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e successivamente ho conseguito il dottorato di ricerca in storia dell'arte medievale alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Quando hai deciso che avresti fatto l'ingegnere? L'ultimo anno di liceo. Mi ero iscritta al liceo classico con la ferma intenzione di prendere lettere antiche. E invece l'ultimo anno, voilà, svolta scientifica. E d'altronde avevo passato la mia infanzia a guardare cartoni animati di robot. Quando hai deciso che avresti fatto la storica dell'arte medievale? Mi sono iscritta all'università convinta che sarei diventata una storia dell'arte moderna e avrei studiato Mantegna, Raffaello, Michelangelo o Caravaggio. Poi un giorno sono entrata Mamma mia. alla lezione di storia dell'arte bizantina e mi sono trovata letteralmente catapultata in un mondo sconosciuto, il Medioevo. E da lì è stato un crescendo. I sopralluoghi nelle chiese di Roma e poi i viaggi di studio in Asia Minore, prima Istanbul e poi in Cappadocia, mi hanno fatto scoprire un mondo di affreschi e mosaici incredibile, ma spesso giunto a noi, danneggiato dal tempo, addirittura ridotto in frammenti. E lì ho capito, avrei studiato i monumenti medievali e le loro pitture, accogliendo la sfida di provare a ricostruirli e riportarli al loro stato originario. Il tutto viaggiando tra Oriente e La cosa più strana che ti dicono quando racconti che mestiere fai? Ingegnere? Ma non è un mestiere da uomo? E poi quando spiego che mi occupo di robotica, e niente, là scatta sempre la richiesta del robot per fare le pulizie. quando dico che sono una storia dell'arte, tutti dicono: ah, che bellissimo lavoro. Poi aggiungo che mi occupo di Medioevo e i loro sguardi si fanno perplessi e vedo nella loro testa balenare scenari apocalittici, pestilenze, barbarie, guerre, templari, un mondo vicino al Signore degli Anelli, Game of Thrones o Vikings. E allora,
Ricorro alle parole di Umberto Eco e provo a fargli capire che tutto sommato il Medioevo non era poi così buio e dal momento che ha inventato le cose più importanti del mondo contemporaneo: l'università, le banche, l'amministrazione comunale, il processo indiziario, la lotta di classe, gli ospedali, i viaggi organizzati e non da ultimo anche l'Erasmus. Come vi siete conosciute? Per Serendipity ci ha presentato un amico in comune, il Pierre Rouge, che collega tutti e tre, è in realtà un luogo, la chiesa di San Saba, dove io a lungo ho fatto volontariato. Confermo, San Saba anche per me è un luogo speciale. Ho studiato le sue pitture durante il dottorato di ricerca e quando Sergio, il nostro amico, ci ha lanciato la sfida di provare attraverso la realtà virtuale di raccontare al pubblico la vita di questo monumento straordinario, 1400 anni sconosciuti, abbiamo accettato la sfida. Come avete avuto l'idea di lavorare insieme? Proprio per questo progetto di San Saba, che, breve storia triste, non è stato finanziato. Però abbiamo scoperto di avere competenze e passioni complementari e questo ci ha spinto a continuare. E infatti, l'anno scorso è uscito un bando europeo dal titolo Conservation, Protection and Use of Cultural Heritage e a quel punto abbiamo capito che dovevamo tornare all'attacco. Abbiamo messo su un nuovo progetto lavorando insieme anche a ingegneri e storici dell'arte di altri paesi europei, della Spagna, di Barcellona, Girona e Lleida, ma anche di Cipro, a Nicosia. Il progetto, la sigla del progetto è EM. Non ve lo racconto in inglese, ma in italiano suona così: nuove tecnologie applicate ai beni culturali, modelli digitali per ricostruire l'architettura e la pittura del Medioevo. E questa volta il progetto è stato finanziato. E ora, Covid permettendo, non vediamo l'ora di iniziare. Un motivo serio e uno meno serio per iscriversi a Roma 3. Parto con il meno serio. Roma 3 si può considerare come un campus diffuso che parte dal centro della città, si dipana verso l'asse meridionale, passando per San Paolo, il quartiere storico di Garbatella, e arriva fino al mare ad Ostia. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Passando a quello serio, vi racconto perché io mi sono iscritta a Roma 3. Ostia, perché all'epoca era l'ateneo più giovane con meno studenti, in cui gli studenti in qualche modo erano curati e coccolati. Questa cosa è rimasta nel tempo e questa cosa di mettere lo studente al centro è ancora oggi più importante, oggi in un momento storico in cui i mestieri si evolvono in maniera molto più dinamica che in passato. Parto dal meno serio anch'io. Il Dipartimento di Studi Umanistici ha una sede molto particolare. È un'ex fabbrica di automobili dell'Alfa Romeo e si trova a Ostiense, in uno dei quartieri più vivaci della vita notturna romana. Passiamo invece ai motivi seri per iscriversi a Roma 3. Allora, Roma 3 è l'università più giovane della capitale e ha una dimensione da campus. E quindi questo facilita tantissimo il dialogo e il rapporto tra docenti e studenti. È una realtà dinamica, internazionale, dove c'è grandissimo spazio anche per progetti multidisciplinari. E inoltre, per chi vuole studiare la storia dell'arte, a partire dal mondo classico fino al mondo contemporaneo, e passando, mi raccomando, per il Medioevo, offre un laboratorio straordinario. Federica, che cos'è M? M è un'esclamazione latina che vuol dire to, ecco, guarda. Noi in realtà l'abbiamo scelta perché è l'abbreviazione del titolo del nostro progetto, ossia Enhancement of Heritage Experience, The Middle Ages, Digital Layered Models of Architecture of Mural Painting Over Time. Beh, in italiano è un pochino più semplice, suona qualcosa del tipo nuove tecnologie applicate ai beni culturali, modelli digitali per ricostruire l'architettura e la pittura del Medioevo. È un progetto di ricerca che coinvolge praticamente tutto il Mediterraneo, perché nasce dalla collaborazione
collaborazione con l'Università di Roma Tre della Tuscia, di Barcellona, Girona, Leida e di un centro di eccellenza dell'Università di Cipro. Il nostro obiettivo è quello di ricreare dei modelli digitali di edifici di epoca medievale che hanno la particolarità di essere decorati con pitture, quindi useremo le tecniche appunto di rilievo 3D e di analisi delle pitture per realizzare degli strumenti che possono essere utilizzati sia dai ricercatori ma anche dai visitatori per migliorare la loro fruizione del bene culturale. Abbiamo scelto come case studies tre monumenti di eccezione, tre monumenti che ci consentissero di affrontare diverse problematiche sia sul campo dell'architettura che sul campo della pittura e quindi dei monumenti anche capaci di accompagnarci in un lungo viaggio attraverso il Medioevo, dal VI al XII secolo. Il gruppo di Roma Tre della Tuscia ha deciso di continuare a lavorare su Santa Maria Antica al Foro Romano, chiesa definita la Cappella Sistina dell'Alto Medioevo già al momento della sua scoperta nel 1900. Un caso unico al mondo poiché le sue pareti hanno accolto nel corso di soli tre secoli, tra il VI e il IX secolo, ben 10 strati di pitture sovrapposte. I colleghi invece spagnoli hanno scelto come monumento San Quirze de Pedret. Si tratta di un eremo nell'entroterra di Barcellona e la loro sfida è quella di ricongiungere virtualmente l'architettura alla sua decorazione pittorica che va dal X al XII secolo. Questa decorazione è stata staccata una prima parte nel 1921 e una seconda nel 1937 ed è oggi esposta in due musei catalani. Uno, il Museo Nazionale d'Arte di Catalogna a Barcellona, e il secondo è quello diocesano di Solsona. E quindi ecco, la loro sfida è quella di far, diciamo, di nuovo vivere insieme architettura e pittura, dal momento che le pitture sono ormai deformate perché collocate su un nuovo supporto e quindi sarebbe impossibile, anche volendo, ricollocarle proprio all'interno dell'edificio. E i nostri colleghi di Barcellona hanno cominciato già a sperimentare varie possibilità di ricostruzione, anche perché devono far comunicare pitture e architettura, ma anche accompagnare attraverso tutte le fasi decorative, quindi ricostruire in modo da poter leggere, diciamo, le fasi una dopo l'altra. E invece il gruppo di Cipro lavorerà sul monastero di Agios Neophytos. Si tratta di un monumento collocato nel distretto di Paphos, nella parte, diciamo, occidentale dell'isola. Questo è un complesso molto interessante e ha una caratteristica: si presenta in parte costruito in muratura e in parte scavato nella roccia. E al suo interno ci sono delle pitture molto importanti del XII secolo, che anche queste però hanno subito trasformazioni nel corso dei secoli e quasi fino ai giorni d'oggi. E quindi qui, ecco, il rompicapo, questo è un vero rompicapo tra architettura e pittura. Virtualmente il nostro percorso di ricostruzione parte con la scansione laser 3D. Cosa significa questo? Significa sostanzialmente che noi ricostruiamo quello che è il perimetro del nostro monumento. Quindi fissiamo, diciamo, quello che è lo spazio che divide l'interno del monumento e il resto del mondo. E praticamente definiamo quello che è lo scrigno che poi contiene tutte le pitture che poi andremo ovviamente ad analizzare. Ma non, diciamo, questo non è solo un contenitore quello che andiamo a ricostruire, perché in realtà andiamo anche a vedere tutta la parte di architettura relativa alla forma del monumento. Tutte queste operazioni di rilievo saranno guidate dagli architetti e dagli ingegneri dell'Università della Catalogna. La fase successiva sarà quella di far dialogare pittura e architettura e quindi questo avverrà attraverso la realtà virtuale. E quindi la realtà virtuale ci permetterà di raccontare il monumento, le diverse fasi di vita e di decorazione.
come abbiamo già iniziato a sperimentare a Santa Maria Antiqua, proprio in occasione della sua apertura al pubblico qualche anno fa, dopo ben 15 anni di restauro, lavorando in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo e il gruppo Catatexilux. E quindi ecco, questo è il punto di partenza, ma il nostro obiettivo in realtà è ancora più ambizioso e vogliamo che le pareti delle nostre tre chiese raccontino anche la loro storia più interna, cioè raccontino la tecnica, le tecniche di esecuzione impiegate per realizzare le loro pitture e anche i colori impiegati nella decorazione. E per fare, diciamo, per questa sfida potremo contare sul laboratorio di spettroscopia Raman del nostro Dipartimento di Scienze Naturali di Roma 3, che proprio da anni lavora sui pigmenti e sulla loro caratterizzazione. Ma Federica, ma gli ingegneri del RAIS e anche gli ingegneri di Roma 3 di cosa si occuperanno? Allora, gli ingegneri del RAIS si occupano di analizzare il comportamento umano quando si sta all'interno, per esempio, di un monumento. Quindi lavoreranno un pochettino più su quella che è la fruizione, al fine di decidere dei percorsi e cercare di capire dai movimenti, diciamo, che vengono effettuati dalle persone, le loro emozioni. In altre parole, loro andranno ad analizzare tutto quello che è il linguaggio non parlato. Il linguaggio non parlato, quello che noi facciamo vedere attraverso quindi il nostro corpo, le nostre emozioni, il fatto di essere felice piuttosto che arrabbiato e quant'altro. Questo si riflettono ovviamente anche quando noi andiamo a vedere un momento, perché magari apprezziamo o meno quello che stiamo andando a vedere. Mentre invece noi a Roma 3, con il gruppo del Comlan, in particolare il gruppo di multimedialità Muse, andremo a lavorare su quella che è la realtà virtuale e la realtà aumentata. Questo per esempio è un lavoro che hanno fatto il laboratorio del Comlan, in cui hanno sostanzialmente ricostruito in maniera totalmente virtuale una galleria, e qui è molto carino perché uno potrebbe ricostruirsi la propria galleria in base alle proprie preferenze dei propri quadri. E guardando sempre al pubblico e dei visitatori, abbiamo anche pensato alla sperimentazione di nuovi campi nella realtà aumentata, progettando percorsi immersivi con ad esempio l'uso di visori. Come già hanno sperimentato i nostri colleghi del RAIS di Cipro, infatti loro hanno presentato alla Biennale di Seul proprio un percorso in realtà è aumentata, e raccontando attraverso un viaggio virtuale la loro città Nicosia. E quindi ecco, accanto poi all'uso di visori stiamo anche pensando di portare avanti anche l'uso del videomapping, come abbiamo anche questo già in parte sperimentato e che potete voi stessi vedere se andate a visitare Santa Maria Antiqua al Foro Romano, dal momento che finalmente ecco, il foro è stato riaperto al pubblico. E quindi ecco, in sintesi, il nostro obiettivo è quello di far sì che le stesse pareti delle nostre tre chiese possano raccontare in prima persona la loro storia. Quindi ecco, vi abbiamo presentato i primi passi del nostro progetto proprio per raccontarvi come a Roma 3 si stanno sperimentando e affacciando anche nuovi modi di studiare la storia dell'arte con uno sguardo inter e multidisciplinare che si appoggia sulle digital humanities e che pensiamo anche in futuro possa creare nuove professionalità che possono essere accolte proprio nel mondo dei beni culturali. Ma adesso la palla passa a voi. Avete delle domande?
aspettando magari anche di avere le vostre domande, potremmo anche rivedere qualche video. Allora, una domanda è: salve, mi piacerebbe sapere se gli studenti sono coinvolti in questi progetti. Ci sta il numero chiuso, fate insegnamenti in lingua. Allora, gli studenti contiamo che siano comunque coinvolti attraverso il laboratorio e anche attraverso anche percorsi personali legati poi nel caso specifico a una tesi di laurea. E per quanto riguarda corsi in lingua, so che nel nostro dipartimento fondamentalmente i corsi in lingua sono più mirati nel percorso della magistrale che nella triennale. E poi l'altra domanda era? E se c'è il numero chiuso. No, a Roma 3 non è, al Dipartimento di Studi Umanistici non c'è il numero chiuso. Senti, io ho una domanda. Ma come si diventa a Roma 3 storica medievale? Qual è il percorso? Storia dell'arte medievale? Sì. Beh, il percorso è quello di cominciare già dalla triennale a scegliere esami, diciamo, attinenti a questa materia, con uno sguardo però anche più ampio, nel senso studiando non solo la storia dell'arte medievale, la storia dell'arte bizantina, ma anche poi tutti quegli insegnamenti del mondo umanistico che si legano al Medioevo, perché Roma 3 comunque ha un'offerta nel campo del Medioevo veramente molto vasta, che va dalla geografia alla storia, alla letteratura e alla storia dell'arte. E poi il percorso, cioè, si va implementato poi, dal mio punto di vista, soprattutto poi alla magistrale, dove c'è più libertà di scelta e dove veramente si può costruire un percorso ad hoc e quindi poi si può approdare anche una tesi integralmente sull'arte medievale. Allora, c'è un'altra domanda di Enrica che chiede che tipo di software utilizzate per il rilievo architettonico e le ricostruzioni? Ah beh, queste, diciamo, i software sono diversi. Noi lavoriamo comunque in progetti di ricerca e quindi quando si lavora in progetti di ricerca, tipicamente il software poi anche lo si fa per affari nostri. In particolare, l'Università Spagnola ha a disposizione già dei sistemi di rilievo e ricostruzione, che sono appunto proprietari del loro e che metteranno diciamo, in condivisione all'interno del progetto. Ok, non ci sono altre domande. Sì, vogliamo aspettare ancora un po'? Ma se volete possiamo, ecco, rivedere magari un video e poi, ecco, se qualcun altro di voi si aggiunge, siamo ben disponibili a rispondere a tutte le vostre curiosità o domande.
Così che passeggi. Ok. Vi ringraziamo allora per l'attenzione e vi aspettiamo a Andrea, giusto per certo, assolutamente. Arrivederci presto. Arrivederci.